Ama gli altri con il cuore di Dio. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Dall'inizio di questa settimana accogliamo con grande gioia la parola di Dio che può trasformare le nostre vite. Oggi leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 14, 12, 14. In quel tempo Gesù disse poi al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Amen. Carissimi, oggi Gesù continua un discorso molto bello ai farisei. È un discorso evangelico, un discorso davvero pieno della divinità, pieno di ciò che il Padre ha voluto portare a noi suoi figli. I farisei non vedevano chi era davvero Gesù, non l'hanno voluto accogliere, sono stati ciechi. E di fronte a questa loro chiusura, Gesù più volte insieme a loro, addirittura a pranzo con loro, ha cercato di aprire gli occhi perché vedano le meraviglie di Dio attraverso la sua presenza. E se qualche giorno fa avevamo ascoltato, sempre da parte di Gesù rivolto ai farisei, l'invito di non mettersi al primo posto quando sei invitato a nozze, ma anzi essere indietro, oggi ripete qualcosa di simile dicendo: quando offri un pranzo o una cena, non invitare coloro che conosci, coloro che possono contraccambiarti, ma invita invece poveri, ciechi, storpi, zoppi. Questo sta dicendo Gesù non perché non vuole che noi stiamo con le persone che amiamo o con le persone con le quali abbiamo una buona e forte relazione, ma Gesù sta mettendo nella nostra mente, nel nostro cuore, sul nostro cammino, la sua via, che è la via dell'amore, di un cuore puro, di un cuore che ama gli altri non per ricevere. Io non amo un amico, un mio parente, perché lui a sua volta mi faccia ritornare questo mio amore che ho dato e quindi riceva affetto a sua volta, anche se viviamo secondo la carne siamo fatti così. Quante volte noi amiamo nel mondo per essere riamati, perché ho bisogno di amore. Ma quell'amore, cari amici, è soltanto l'amore di Dio che mi può riempire. È soltanto l'amore di Dio che può compensare la mia vita, riempire il mio vuoto. È un'illusione credere che l'amore di una persona mi completi. Perché noi siamo stati fatti a immagine di Dio. E soltanto Dio riempie il mio cuore, fratelli e sorelle. Quanto è vera questa parola. Ricordiamo Sant'Agostino all'inizio delle confessioni quando dice: «Oh Dio, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è agitato, è in ansia, è inquieto finché non riposa in te». Ecco allora che Dio ci insegna innanzitutto come amare, ma quanto è importante innanzitutto sperimentare l'amore di Dio in modo personale nella nostra vita, fratelli e sorelle. Perché se io non faccio esperienza di quanto Dio mi ama, rimarrò con uno schema carnale,
fisico, naturale, ma quando faccio esperienza dell'amore di Dio, io vivrò e amerò in un modo soprannaturale. L'amore carnale, che possiamo chiamare anche filia o eros in greco, è un amore che vuole sempre il contraccambio, anzi, quasi ti lega l'amore di Dio, che noi in greco chiameremo agape, è un amore che dona, che riempie e che non vuole il contraccambio. Ecco quello che Gesù sta dicendo ai farisei. E oggi abbiamo pensato proprio come prima lettura la lettera ai Filippesi al capitolo 2. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. È così, fratelli e sorelle. Cerchiamo l'amore di Dio. E l'amore di Dio lo possiamo sperimentare soltanto nella preghiera, fratelli e sorelle. In un atteggiamento di disponibilità a Dio. E quando lo sperimentiamo, sentiamo che ci ama, che è al nostro fianco, che è con noi, allora sì che potremo amare gli altri senza cercare il nostro interesse. Altrimenti rimangono soltanto parole, belle parole non praticabili e sperimentabili. E allora preghiamo con il bellissimo Salmo 130 che oggi la liturgia ci offre. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. E noi attendiamo te oggi, Signore. Vieni con la tua misericordia, con il tuo braccio forte ma pieno di amore. Intervieni nei nostri cuori, intervieni nelle nostre vite, nelle nostre relazioni interpersonali. Aiutaci ad amare, a essere esempio del tuo amore. Aiutaci ad essere testimoni tuoi autentici di questo agape che viene soltanto dal tuo Spirito Santo. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, oggi come slogan viviamolo che dice ama gli altri con il cuore di Dio. Invochiamo lo Spirito Santo per amare gli altri con il cuore suo. Amen. Oggi, 31 ottobre, noi come Coinonia Giovanni Battista, Ose di Biella, proponiamo la festa della luce. Sappiamo che in giro ci sono altre feste, ma noi vogliamo portare la luce, come dice il Salmo 26, mia luce è Signore, mia salvezza, di chi avrò paura? Ecco perché proprio nelle nostre parrocchie, a Mezzana, al teatro, proporremo la festa della luce per bambini, ragazzi, per famiglie. Sapendo che chi segue Cristo non rimarrà deluso, non avrà mai paura, ma avrà sempre la pace e la gioia nel cuore. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani. Ciao! Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto, ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.